Minima parte, cioè il 12% delle domande di regolarizzazione ha riguardato il comparto agricolo. Allora, capisce bene che se noi abbiamo da tutelare le DOC e le DOCG, di cui lei spesso parla, che sono, di cui lei sta, lo so che le fa ridere, ma visto che lei parla spesso del Made in Italy, e qui stiamo parlando delle eccellenze vitivinicole e frutticole del nostro paese, ci aspetteremo un po' più di rispetto da parte sua, perché crediamo che in questo momento magari poter utilizzare pensionati, studenti e magari percettori del reddito di cittadinanza per tirare su quei filari che sono caduti farebbe il bene di tutto il Made in Italy italiano, visto che da quelle viti vengono fuori i vini più buoni d'Italia e conosciuti nel mondo. Quindi non riderei, signor Ministro, ma magari pensare alle nostre proposte.